inaugura questo spazio, meglio non si poteva fare, credo, da questo punto di vista. E io voglio fare solo una battuta sui corsi dell'anno prossimo. Ho detto che c'è la presentazione dei corsi dell'anno prossimo. Una delle cose che l'anno prossimo faremo, appunto per tanti di voi, è quello di farvi incontrare le persone che non hanno raggiunto il successo. Non è questo, la cosa che mi piace di più dire è che tanta gente che è passata attraverso CPM ha trovato un posto di lavoro nel mondo della musica. Ok, partite con le domande, ragazzi. Io una seria, a che età hai iniziato a studiare? E una meno seria, come fai stasera? No, senso. Se sei single, non prendi più, magari a un concerto, ma un concerto vada a vedere, a studiare. No, rispondo alla prima domanda. Io ho cominciato a cantare da piccolissima, cioè già a 4 anni, perché mia mamma mi faceva fare le varie manifestazioni, canori, eccetera. Però lo studio l'ho cominciato ad affrontare a 19, mi sono iscritta al conservatorio come privatista, perché cantavo con le band, facevo le cose live, per cui queste cose non vanno molto d'accordo. E niente, ho fatto fino al terzo anno, perché continuando a lavorare con le band arrivavo sfinita, avevo una voce che sembrava un furgone la mattina, per cui non potevo affrontare certi repertori e niente, poi ho sempre fatto tutto da sola. Purtroppo ci fosse stato un sì da Svezia, ero posto. Quindi non si immagina di me. Eh sì, questo è tutto.